Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Devo dire che sono molto deluso. Sono arrabbiato. Francamente, raga, pure Microsoft ha iniziato a un po' a darmi fastidio perché ultimamente mi sto rendendo conto che le software house, soprattutto noi giocatori di console, ci stanno prendendo per il culo in maniera un po' troppo pesante. La cosa mi ha iniziato un po' a stufare. Io mi faccio sempre paladino di quello che molti vorrebbero dire. Quindi soprattutto di chi gioca con la console, come me siamo tanti, siamo milioni. E ci dobbiamo sempre sorbire queste buffonate. Allora, come sempre, prima di partire, invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social e sul canale ufficiale delle donazioni di PayPal che trovate in descrizione se volete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Allora, questa mattina, bello, mi sveglio, apro Google e noto la notizia che Starfield girerebbe a 60 fps, sicuramente su Series X, probabilmente anche su Series S. La cosa mi fa arrabbiare, ma me l'aspettavo. Quando ho visto il gioco all'inizio, ho detto: sì, è un bel gioco, è esteso, ma. Cioè, ragazzi, non mi sembra un gioco che non avrebbe potuto girare in 60 fps, perché se pensiamo che Cyberpunk gira anche su Series S a 60 fps. A me non mi sembra che Starfield. Sì, probabilmente è più esteso. Ma Cyberpunk è esteso e pullula di gente, di macchine, di persone. Starfield no. È un gioco esteso, ci sono fior fior di pianeti vuoti dove non c'è nulla. Le città non sono popolate come quelle di Cyberpunk. Quindi vi dico io, probabilmente si poteva fare una modalità 60 fps su console. Non l'hanno fatto perché ad oggi nessuno se ne frega niente. Con la scusa che su console si deve girare a 30 fps, nessuno si impegna. Nessuno si impegna, ragazzi. In questo caso meglio Sonic. Almeno ti fosci Spider-Man in 60 fps, con una mappa di una città enorme. Io dopo, quando mi devo arrabbiare, devo dare ragione o torto a qualcuno, ragazzi, io glielo do. Ora, il discorso qual è? Già da quando uscì Redfall, che era un gioco scandaloso graficamente, girava in 30 fps, ma è normale per voi? Cioè, ragazzi, ci sono fior fior di giochi che girano in 60 fps e sono enormi su console. Perché? Perché adesso si sta riscendendo con lo standard per fare meno lavoro, per far sì che un gioco giri in 60 fps su console. Se è un gioco ampio, bisogna lavorarci sopra, bisogna sistemarlo per bene e quel gioco ti girerà in 60 fps. Non lo vuole fare più nessuno. A Plague Tale: Requiem, che uscì, bellissimo gioco di grafica, ma nulla di spacca mascelle, eppure 30 fps. Cioè, normale per voi. Come ho fatto a vederlo? Digital Foundry, che è questo canale YouTube che mette sempre a paragone le prestazioni dei giochi, va a sviscerare tutte le qualità, ha fatto una cosa semplicissima: ha assemblato un PC con la potenza di una PS5, equivalente alla potenza di una PS5. Quindi non stiamo parlando di un PC che gira neanche come Series X, perché per chi lo sa, Series X è la console più potente oggi del mercato. PS5 è un po' meno potente, Series S è un po' meno potente. Questo PC, che quindi non è neanche come Series X, è come una PS5, ha fatto girare Starfield tranquillamente in 60 fps. Chiaro, se ci si mettono tutti gli effetti, al massimo giri in 35, 40, 45. Se il gioco lo si sgravia da parecchie cose, come la versione console è, giri in 60 fps. Puliti. Rari cali di 5 fps. E hanno detto questi qua che avrebbe girato tale anche probabilmente su Series S. Ma perché io mi arrabbio, ragazzi? Perché ci devono prendere per il culo? Ora, Starfield io non l'ho pagato, ma penso tutti quelli che l'hanno pagato, che l'hanno comprato per giocarlo, e si trovano in mano un gioco che ha un frame rate di diverse generazioni fa, perché ormai già siamo da due generazioni quasi nel 60 fps su console. E dobbiamo stare zitti. Ce lo dobbiamo andare a fare andare bene per forza. No, raga, io non mi faccio andare bene più niente, mi dispiace. Vedete, io sto combattendo battaglie contro la Formula 1, che è tutta palesemente truccata, contro i videogiochi, contro qualsiasi cosa mi sta sulle palle, io lo dico. Perché, ragazzi, io sono un videogiocatore come voi. Penso tutti quei ragazzi che per comprare un qualcosa magari si mettono i soldi da parte, fanno i sacrifici. Perché bisogna prenderli per il culo? Allora, Starfield in 30 fps si gioca, è giocabile, però cazzo,
Guardatelo su PC che lo fa girare in 60 e vi renderete conto di quanto l'atmosfera e tutto cambi. I 60 fps, ragazzi, ormai sono la frontiera su cui ci dobbiamo basare. Devi fare un gioco, lo fai più piccolo, lo fai in 60 fps. Era meglio levare un pianeta, levare qualcosa da fare, Starfield, e farlo in 60 fps. Che poi, come dice Falconero, andiamo a vedere che i giochi alle volte li fanno meglio i moddatori che i programmatori. Escono giochi assolutamente insulsi, arrivano quelli che fanno le mod che non hanno né l'economia né le qualità degli sviluppatori originali, neanche il tempo. Ti fanno il gioco, ti fanno le mod e ti risolvono tutti i problemi del gioco nella maggior parte dei casi. Allora, fatemi capire. Perché succede questo? Infatti Falconero diceva nel video... però vedi, succede questo. Io mi chiedo perché i moddatori possono fare queste cose. Perché gli sviluppatori evidentemente non si impegnano come si dovrebbero impegnare. Il discorso dei 30 fps, ragazzi, è una scusa che tutti i giochi nuovi che stanno uscendo stanno prendendo, perché... fare un gioco in 30 fps ti sgrava di molti problemi. Se lo vuoi fare in 60, ti devi mettere là, ci devi lavorare sopra, ti devi rompere il culo. E non lo fanno, vedete? Sony, che io la critico sempre, però lo fa sui suoi giochi. Non a caso Ratchet & Clank, spettacolo per gli occhi, 60 fps. Returnal, 60 fps. Spider-Man 2, 60 fps. Allora di che stiamo parlando, Waglio? Di cosa stiamo parlando? Perché ci dobbiamo far andare bene tutto? Questa cosa mi fa incazzare. Ora vedremo su Forza Motorsport, perché ragazzi l'ho spietato, ve lo dico subito. A me Microsoft o mi fa il gioco che ha promesso di livello mondiale, oppure sarò spietato, lo stroncherò come ho stroncato Gran Turismo e continuo a stroncarlo sempre. Raga, abbiamo visto con giochi come Gotham Knight, come cazzo si chiama, perché io l'ho giocato, feci il gameplay, mi si bloccò l'ora di prova e non l'ho potuto portare sul canale, ho giocato un'ora. Ragazzi, una città assolutamente vuota, con pochissima gente... una grafica assolutamente normale e non girava in 60 fps sulle console next gen. Una vergogna. Gioco solo next gen che giri in 30 fps. Una vergogna. Stupido chi l'ha comprato. Non l'avrei mai comprato io quel gioco là. Perché poteva girare. Tu prendi Spider-Man, che è come Gotham, ancora più esteso, giri in 60 fps. Ti fa capire che è una puttanata. Se le software house si impegnano, i giochi possono girare in 60 fps anche se sono enormi. Non ci si impegna a farli, ad adattarli alle console, e questo è il risultato. Perché si dà per assurdo e per scontato che il giocatore per console, anzi, sta zitto, tanto si prende tutto quello che gli arriva, non lamentandosi mai. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Purtroppo siamo nel mondo dove a tutti va bene tutto, dove tutti parlano bene di tutto, e questo succede. Vedete, le software house sono sedute. Tra cui gli era stato chiesto ai programmatori, a Bethesda, se era previsto una modalità 60 fps, perlomeno su Series X. No, il gioco già va bene così, abbiamo sfruttato tutte le risorse, quando mai? Non è vero, vedete? Sono puttanate a cui anche io ho voluto credere. Infatti vi ho sempre detto, giri in 30 fps, ce lo facciamo andare bene, perché alternative quali erano? Non è vero! Vedete, pure io sono stato preso per il culo, che sono sempre scettico sulle dichiarazioni. Sono stato preso per il culo da questa situazione, non me la devo far andare bene, non è giusto. Dobbiamo ribellarci, perché i giochi su questa generazione di console possono girare tranquillamente a 60 fps. Non ci va il ray tracing? Sappè, leviamo il ray tracing. Io voglio un gioco a 60 fps, ve lo dico sempre ragazzi, io preferisco rinunciare al ray tracing, rinunciare a un po' di luci particolari, ma vedere un gioco in 60 fps che è uno spettacolo per gli occhi, soprattutto i 60 fps delle nuove console. Non vederla a 30, che sembra di giocare alla PlayStation 2-3. Allora, questo mi fa arrabbiare. Bisogna dirle queste cose, bisogna lamentarsi sotto i canali adeguati, senza insultare, ma lamentandosi giustamente. Io lo faccio tramite i miei video, quindi già sono visibile a tutti e lo faccio in maniera pubblica. Voi potete lamentarvi sotto i canali. Ci sta Twitter, ci sta Instagram. Lamentatevi, ragazzi, perché se no... noi questa generazione di console continueremo a giocare roba a 30 fps che può andare tranquillamente a 60. Perché, secondo me, dopo aver visto Cyberpunk, ma anche la proposizione di GTA 5 a 60 fps, che è una città sterminata, non ha senso dire che giochi come Starfield non potevano girare a quella potenza. Posso capire che su Series S poteva anche avere un frame rate ballerino. Per esempio Resident Evil con Ray Tracing Village girava dai 60 ai 45, va bene. Pure 40, alle volte pure 30.
Però cazzo, di base c'erano i 60 e ti faceva godere. Io questo non capisco. Io voglio che ci si lamenta, ragazzi, di questa cosa, perché noi giocatori console non ci dobbiamo far prendere per il culo. Né da Sony, né da Microsoft, né da Bethesda, né da eSport, né da nessuno. Dobbiamo parlare, perché questo è l'unico modo per tutelarci. E ci ritroviamo con l'ennesimo gioco che poteva essere ancora più bello, con frame rate adeguato, che ci giochiamo a 30 fps, ovvero Starfield, perché gli sviluppatori sono delle capre e l'hanno fatta apposta e si sono seduti, crogiolati sugli allori di un gioco che tanto sapevano di vendere lo stesso. Ciao, agliò.